Direi che possiamo fare Sostata, la famiglia del fungo. Un cognome, una garanzia. La famiglia del fungo. Ho soprannominato tutti i bambini, ne risparmio uno. Il soprannome di Niccolò è Adolf, perché... Che cazzo? Ma porca puttana! È testardo come un mulo. Ma che cazzo c'entra? Ho sputato. Che cazzo c'entra? Cosa vuol dire? Cazzo significa? Ma io non rido, spogliati, forza! Quando si mette in testa una cosa è difficile rimuoverlo da quello che si è messo in testa. Ma che cazzo c'entra? Credo che il soprannome non sia molto adatto lo stesso. Spogliati. Tu devi soprannominarlo mulo, perché è testardo come un mulo. Niccolò, fai testardo, spogliati! Non so. Enorme difficoltà che trovo con lui è tenere la tavola oltre i 10. Cosa ha detto? Enorme difficoltà che trovo con lui è tenere la... Ragazzi, non ho capito un cazzo, cosa ha detto? Stando, spogliati! Non so. Enorme difficoltà che trovo con lui è tenere la tavola... Non è mio, ho capito, enorme difficoltà... Scusate un attimo, mi servono i sottotitoli, scusate. Stando, spogliati! Non so. Enorme difficoltà che trovo con lui... Ah, ok, minchia, Lorenzo, grazie mille per la sub, benvenuto nel popolo armato, Patino. Ah, grazie, sottotitoli, l'enorme difficoltà che trova... Che trova con lui. ...mettere la tavola oltre i 10 minuti di che ha mangiato. Posso andare, mamma? No, sempre così, vuoi andare a vedere i cartoni animati? Vai. No, non andare. Non mi stressa, vai a vedere... Vabbè, ma devo vedere sta puntata con i sottotitoli, non si capisce un cazzo. Valentina Rodolfo Foffo, che perché fa... da piccina aveva tanti capelli, ma neri come la pece, e c'aveva questa fofata di... Ti sono grossi e tanti! Ma perché sembra Benigni? Allora la chiamavo Rodolfo Foffo. Rodolfo Foffo? Cioè, i bambini avranno crisi di identità quadruple. È birbona! Valentina è una bambina molto capricciosa. Che cosa dura? Vuole tutto come gli pare. Per dar retta devi fare sempre o l'urlo o la devi sottomettere. Ma ti do un giappone nella bocca, se vuoi, La lesina. La lesina! Da-ra-da-dan! 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 È soprannominata la diavola. Quando farzo... La diavola, mica che famiglia allegra, porca puttana! Per la bambina mi aspettavo Benita. Ma guarda, da questi qua si sospetta di tutto, grazie per il cibo. Così non quei dentini a canino, è una diavola. Ma questo non ha capito un cazzo, cioè, perché questo sta sbagliando tutto quanto? Cioè, uno è testardo, lo chiamo in quel modo che non c'entra un cazzo. Uno è canini invece che vampiro, diavola. Ma lei dove cazzo ha vissuto? Che cazzo ha letto fino adesso? Ma lei sa che cosa sono le cose che sta citando? O le spara a cazzo per sentito dire? Ma grazie mille per i 4 mesi di sabato. Intorno alla trappola armate. È una bambina. Ma che botta! Anche se non fa sorrisini a canina è una diavola uguale. Ma che botta! È una bambina ingestibile, vuole fare sempre quello che gli pare a lei. Compreso perdere i dentini, perché... Sì, non si fanno tutti, molla, Ti do uno schiaffo. Salute! È ribelle, è una ribelle. Lisa, non mi fa le scurregge! Non è una scurreggia, l'ha fatta una pernacchia, dai! La Rovioletta è so... Ma quanti cazzo di figli hanno sti qua? L'ha nominata Orecchi di Sciuo, perché c'ha questi, come tutti i miei figlioli, poi li vengono male. C'ha questi orecchini a sventola. Allora la mia moglie si chiama Orecchi di Sciuo. Dumbo era troppo difficile, Orecchi di Sciuo. Zero, no, grazie mille per la sub, benvenuto nella propria armata, Martino. Poi sono le bambine e devono essere protette dal babbo. Avete finito di trombare o avete un reggimento come famiglia? Vabbè, la lavanderia. Dio, se sono nascosto così mi fa dare una testata allo stipite della porta. La bella lavanderia. Stun! Rispa, testata allo stipite. La pazzoletta. Ho molta paura. Il mio marito ha difficoltà con Niccolò a rapportarsi, non riesce a ritagliarsi degli spazi con lui. So che li vuole bene, però... Non si dedica quasi per niente al bambino. Sì, ma signora, perché lei non muove le labbra quando parla? Cioè, avete fatto caso che la signora quando parla non muove le labbra?
Signora, se lei non muove le labbra, diventa difficile riuscire a articolare le parole. Levano, non muove le labbra! Sbaglio, ha detto la bella lavanderia? Lavanderina, grazie per il cinema, patatino. Bene, però non si dedica quasi per niente al bambino. Non si dedica quasi... No, ragazzi, i toscani hanno la C, ok, ma non è i toscani che non muovono le labbra, non sei mai visto, Assolutamente, bambini sono bambini vivaci perché... I miei bambini sono bambini, è diventato un YouTube poop. E da una fiorentina un livornese, cosa poi ci venisse fuori? T'ho detto di no, mi figli anche per i fondelli. Scrivania, quante volte vi ho detto non si sta sopra mobili? Ma sti bambini hanno un futuro come bungee jumper, perché... No! No, mi dà la radio! C'è la corrente! Ma io non ce l'ho dato per vuoi, no, mi devo lasciare dove vuoi, cavolo! Ma sta famiglia, cazzo, mi fa... Cioè, sta famiglia mi rincoglionisce! Purtroppo è anche la verità che mia moglie non siamo d'accordo sull'adeguazione dei nostri figli. E che cazzo ne avete fatti, quattro? Te quando ci siete... Io spero che la tata ci trovi un punto in comune tra me e mio marito. Io vedo nero, lei vede bianco, io vedo nero. Ho capito, però scusate, cioè, prima di fare quattro figli potevate provare con uno e vedere come andava? Io penso di essere nel giusto, lui pensa di essere nel giusto e quindi speriamo che la tata ci dica il suo giusto e di fare tutti quel giusto lì. Chi va? Ecco la base segreta dei bambini sperduti. Sede centrale tata. Vabbè, Lucy. Lei è una costante fissa. Ma troppo alto. E c'è May. In effetti May non l'abbiamo ancora mai vista. Lei è una tatona, ti lascia andare una sberla, ti stacca la testa, eh? Nel frattempo l'ho tata Lucia, guarda, è entrata con la panza nella... Guarda che entra con la panza nella videocamera! Lì che sbom! C'è il cameraman che ogni volta sbom! Gli arriva nell'occhio la videocamera. Tanta Lucia che va dritto e lo travolge. Ragazze, c'è un nuovo videomessaggio. Vediamolo insieme. Sono Claudia, ho 38 anni, sono sposata con mio marito da 3 anni, ho 4 figli, Niccolò di 7 anni, Valentina di 5 anni, Elisa di 3 anni e Viola di 8 mesi. Abbiamo urgentemente bisogno di una tata perché non riusciamo a organizzare il quotidiano e poi... Il quotidiano? Mio marito non siamo d'accordo sull'educazione dei bambini e quindi litighiamo spesso davanti ai bambini e non abbiamo una via comune. Vi prego, aiutatemi. Qui siamo davanti a un grave caso di paresi delle labbra, perché cioè tata Lucia che ha chiesto l'interprete. Ha un appello disperato, però, come al solito, d'altronde. Ma Adriano, non far finta di aver capito qualcosa che non hai capito un cazzo. Io non vorrei sbagliarmi, ma per questa famiglia ci vuole una terapia d'urto. Ci pensi tu, May? Non aspetto. Va me! Ho sempre le valigie pronte, quindi vado. Va me! Vediamo con quale mezzo di locomozione si sposta May. A piedi, classico. Adriana si muove sui mezzi militari, caccia bombardieri, biplani, carri armati, jeep. Lucia si muove sui mezzi di merda, quelli antichi. May va a piedi. Ah no, May si sposta coi mezzi pubblici. Ci sta. Lei prende i mezzi pubblici. È vista dai piazzali, la pare una bambina vestita a carnevale. Firenze è un po' stretta e non ci si può atterrare. Peretola è un giovino e non si può allargare. Ma tutto su mezzi pubblici. Quando arriva San Giovanni, noi si guardano e si dice, l'era meglio che gli altri anni. Firenze non sta contenta e se gli chiudono i giardini. D'altra parte tutto con mezzi pubblici è andata. Arredamento.
Dai, su! Secondo me diventa pazza qua dentro sta qua, Secondo me diventa pazza qua dentro. C'è già un bordello della Madonna. Sono Nuggets, grazie mille per la sub. Benvenuta alle Papere Armate, Martino. Benvenuta. Ciao. Benvenuta, dove sono? E tu come ti chiami? Lisa. E lei? Lei la Violetta. Che carino, amore. E gli altri? Lei... Figa, c'ha una mano, Tata Mega, un badile, orco d'inci, cioè ti lascia andare uno sberla, veramente ti stacca la testa. C'ha la mano che ha un badile. Ciao, piccoli. Tu come ti chiami? Ciao, Val. Allora, io mi metto seduta. E faccio finta che non ci sono. Io osservo e voi fate come se non ci fossi, va bene? Ok, ok. Anthony, grazie mille per la sub, benvenuto alle Papere Armate, Bardino. Se vede nell'intro della puntata si vede la tata che andrà dalla famiglia. Può essere, però non sono sicuro se è una costante. Grazie per il cibo, patato. Non si può, Lisa. De Mattis, grazie mille per i 6 mesi di risalto. Maiko, grazie mille per i 3 mesi. Bentornati tra le Papere Armate, patati. Allora lasciala. Aspetta. Grazie mille, patatini, per il risalto. Filippo, mi fate male, Inizia la mia osservazione e mi rendo subito conto che Claudio e Paolo sono completamente in balia dei figli. Si era capito già dall'intro, voglio dire. Cioè. Canavacciuolo. Grazie per il giro. No, raga, ma c'è troppo casino in sta famiglia. Va bene? Tutti urlano e nessuno ascolta. Sì, veramente, cioè fanno un casino della... Immaginate essere i vicini di casa di questi. Raga, immaginatevi di essere i vicini di casa di questi qua. Cioè, qui diventa mille modi per uccidere. Cioè, se io fossi vicino di casa di questi, cioè, io sarei impazzito. Che c'è? Oh, vedetela fra di voi, vedetela fra di voi. Minchia, il padre diplomatico sa imporsi come genitore. Vedetela fra di voi, datevi un cazzotto nel naso, chi rimane in piedi vince la macchinina. Ecco, mi fa giocare. Ecco, vedi, mi ha preso nel muso. Facciamo la passi per terra. I bambini hanno bisogno. Ciao Andre, ti volevo chiedere se porterai mai dei giochi survival come Surviving Mars. PS, ti stimo un sacco, continua così. Grazie mille, patatino, grazie per il cheer. È un'idea, patato, ci sta. Regole precise. Duro, grazie mille per i 5 mesi di risalto. Bentornato tra le Papere Armate. Lo vedi? C'ho sempre ragione. TVB a te, patato. Grazie per la sub, patatino. In questa casa ci sono troppe TV. Sì, vabbè, non è che puoi rompere i coglioni per le televisioni, Ma che problemi hanno ste tate con la tecnologia, minchia? Cioè, il problema è la televisione, mo! E allora si guarda la barca. Per ora hanno viste due, Tre. Quattro. I bambini sono liberi di guardare qualsiasi programma. Ho capito, lì basta al genitore guardare quello che guarda. Anzi, la TV è imposta per la maggior parte delle volte dai genitori. Andate su a vedere i cartoni animati, che la Viola gamba se non la svegliate. Nico! Stava vedendo dei cartoni comunque, non è che stavano vedendo un film horror, Non è che c'era solo Enigmista o Le colline hanno gli occhi. Non c'era dei Human Centipede, cioè c'erano dei cartoni, La doccia, amore, l'hai fatta ieri a calcio, non importa. Ma come, scusa, la doccia l'hai fatta ieri, non importa? Ma come, signora? Ma lavi il figlio? Oh, senti un po' la Valentina. Ma che bella doccia. Ma la doccia. Vai. Amore, Nico, che carina. Per favore, Niccolò.
Guarda che le tue sorelle sono andate a fare la doccia. L'ha detto la mamma di non farlo. Vai a sentire la mamma. D'accordo. La disorganizzazione in questa casa è totale. Ma mamma, faccio la doccia. Ma non la puoi fare da solo, bisogna che aspetti babbo. E anche il momento del bagno. Ma che bordello, sto bambino va su e giù, sembra Benny Hill, la fai, non la fai. La doccia, no, ti ce l'ha fatta una settimana fa, puzzi solo di sottopalla ammuffito. Puoi reggere ancora due settimane. Diventa una tragedia. Nico, che ti ha detto la mamma? Ma che nuda, in mutande. Sì, amore. Ciao Andrea, cosa farai dopo FNAF? Non ho idea, patato, ho già qualche gioco in lista. Finisco con la viola, grazie per il mette giù la viola, speriamo. Intanto vado a preparare. Ah, intanto vatti a preparare per fare la doccia. Vale, ti sistemi il tappetino se no scivoli. Claudia, cazzini antiscivo della viola, dove sono? No, te l'ha già messo la tua sorella a sapone, basta. Sono finito! Grazie, Nico! Ragazzi, è un bordello, non si capisce un cazzo! Allora. Samuita, grazie mille per la sub, benvenuta alle papere armate, parlato. Raga, è un bordello! Cioè, non si capisce un cazzo! C'è il bambino che sale, vado a lavarmi, no! Puzzi solo di piede al gorgonzola ad un giocatore di rugby! Puoi reggere altri sei mesi! Vado al padre, il padre fa... No, lavati, lui va su, mi devo lavare, aspetti il padre, torna giù, papà deve venire con me! Ma è un bordello! Cioè, hanno una disorganizzazione... Ma totale! Non si capisce un cazzo! Aspetta, amore, ti dà babbo, ti dà no, l'asciugamano, no, ti piglio... Cioè, questi non sarebbero capaci di organizzare un cane da portare fuori e hanno quattro figli, raga. Quattro figli! L'accappatoio! Che cazzo, non aveva le... Ma ti pare mai che... Renato, grazie mille allora. Per i 4 mesi di sub, intorno alla trappola armate. Ma ti pare mai che SOS Tata riprenda i piselli di bambini di 10 anni? Non c'è, ti prendo la scimamano lo celeste grandi, vai. Che carina! Allora, il fanno lo posso prendere prima io. Dico vestiti, tra 3 minuti vengo di là. Dai, Vale. Tieni, amore, tieni. Ok. Ciao Andre, sono arrivato adesso. Cosa mi sono perso? Un bordello della Madonna. Questa è la famiglia più incasinata. Ma che, cioè, questa è la famiglia più incasinata che abbia mai visto in vita mia. Non si capisce un cazzo. Mamma mia. Isa, vai a tavola, forza. No, io non... No, ha ragione, Nico, il suo posto è la vita. Mica hanno in chi posti ordinati? Ehi, chi c'è? Ma scusa un attimo, cioè questa famiglia è un bordello, ma hanno i posti ordinati? Oh, nella che confusione carino. Totale nel momento della cena si aggiunge anche la TV accesa. Ho capito. Vai a tavola, vai. Ma non è che ti tagliavi la ciccia nel piatto, amore? Come fai? Ti fai male! Valentina, vai a mangiare! No! Ma urlano sempre questi! Ma questi urlano sempre! Sempre! No. Valentina, vieni a mangiare! Tutte le sere fai questa storia lì! Vieni, dai! Ti metto i piselli! Lisa, spengo la televisione, eh! Spenga, signora! Incanti, Lisa! Che lavoro fai, Valentina? No, tutti i pisellini guarda la seggiola alla fatta. Uno, due, ti ha detto babbo. Poi un cucchiaino anche te, non rispondi, poi guarda il casino fatto, va bene. Ora la prossima volta spero che tu mi hai un cucchiaino. Dai, Lisa! Claudia e Paolo sgridano le... Io guardo senza commentare perché sono sconvolto, non ho mai visto... Sì. R, grazie mille per il patato. Bambine se fanno cadere delle cose. Ma sei cascato con il piselli, amore. Ma ti metti a sedere per benino, ma come stai a sedere sulla seggiola? Ma sia Valentina che Lisa... Oh, che carino, Steven, grazie mille, voglio. Patato, grazie mille per i 300 cir. Non hanno delle sedie adatte alla loro età. Non riescono ad arrivare al tavolo. Catius, grazie mille per i 2 mesi di risub. Danno, grazie mille per i 3 mesi. Dai, usino le mani. Lisa. Grazie mille per il risub, patatini. Lisa. Grazie, Catius, Danno. Mamma mia, sembra la favola dei magari. Anch'io ti voglio bene, patato. Mamma mia, sembra la favola dei Cosi. La favola di Coso, scusami. Mamma mia, sembra la favola dei Cosi. La favola dei Cosi? Sottotitoli, aiutatemi. Mamma mia, sembra la favola di Hobby.
Ma il sottotitolo dov'è? Oh! La mia osservazione è finita. È arrivato il momento di parlare con la famiglia. Cari Paolo e Claudia. Oh, finalmente stanno zitti un secondo, raga, mi hanno rincoglionito sti qua, veramente. Finalmente stanno zitti un attimo. Voi siete una bella Mico, grazie famiglia, mille per i tre mesi di risabbia, intorno al trapper armate, patatino. Completamente disorganizzato. Total, grazie mille e per la sabba, tato. Vorrei parlare con te, Paolo. Sei un venditore di televisione. Benvenuto tra le papere armate. Non c'è stato un momento in cui ho visto la televisione spenta. Diciamo è l'unica cosa, ho tante belle cose, ho la mia famiglia prima di tutti, poi per seconda ho la televisione. Ho l'abbonamento a Sky, Premium, Netflix, Amazon Prime. Televisione, amo il calcio. Sì, sono fissato. Dire che la seconda cosa più importante per la tua vita è la televisione è grave, lo sai questo? Cioè, hai pensato a quello che hai detto adesso? Cosa vuole che le dica? Io amo i miei figli, amo mia moglie, ma quando vedo la mia squadra del cuore che segna, cioè, mi viene una di quelle erezioni che sento che io e mia moglie dobbiamo fare il quinto figlio. Sono un tifoso sfegatato, sono un hooligan, vado a sfasciare le banche, sai com'è? Sono attività extracurricolari che non guastano mai. Nel mio piccolo, perché cioè, nel mio grande c'è la mia famiglia. La televisione poi è un piccolo intrattenimento. Voi tenete la televisione sempre accesa in casa. No, non va. No. Però mi piace come May si rapporta ai problemi. La gente alla televisione è sempre accesa. No. Qua è tutto uno schifo, è tutta una merda. Vabbè. La televisione ne basta una in casa, ma... No, zia, una in casa non esiste. Che cazzo stai a dire? Non esageriamo. Una. Cioè... Massimo due. Ok. Di più. Non ce l'ho con te, Paolo. No, ci mancherebbe. Però purtroppo io devo... commentare quello che ho visto e ho visto che alzi le mani ai bambini. Non si fa. Devi trovare il modo giusto di essere autorevole senza minacciare i tuoi figli. Con punizioni fisiche non si ottiene niente, ci ottieni solo la paura, perché poi i bambini diventano violenti e picchiano anche gli altri fratelli. Giusto, una Royal Rumble. Voi vi urlate sempre a vicenda, cioè il vostro grande problema è il tono della voce. Sì, veramente, cioè io ho una famiglia che urla così costantemente ogni secondo, non l'ho mai, e dico, mai vista. Cioè qui dentro io penso che il moment act per le emicranie sia un farmaco che si dispensa come l'acqua minerale. Cioè qui dentro si sparano più moment acts che pesticche di vitamine. Ogni giorno ne prenderei quattro stare qui dentro. Cioè tutti urlano, fanno un bordello. Se i bambini vi sentono urlare e litigare, loro ne approfittano. E infatti i vostri figli vi comandano. Non sono loro che devono decidere quello che dovete fare, siete voi genitori. Ecco dove si sbaglia, vedi? Ecco perché ha bisogno della tata, per questo. Questo me lo devi dare adito che lo dicevo io. Ma che cosa? Di che cazzo sta parlando? Tu non devi dare la colpa a tua moglie. E tu, Claudia, devi essere più forte. Che cazzo sta dicendo lui? Cioè, hai visto? Hai ragione, è colpa tua, sei una madre di merda. Io vedo la mamma meno autorevole in questa casa. Vedo lui che domina te e i vostri figli. Tu devi essere più... forte, capito? Una mamma forte. Lei ha il problema che non riesce a articolare le parole, quindi non riesce a farsi sentire. Dammi la manina. Dammi la manina. Capito? Dammi la manina. Pac, spezzato il ditino. Adesso tic, il ditino è spezzato. Diventi più autorevole o tac tac, spezziamo le altre ditina. Non piangere. Non piangere, tranquilla. In questa settimana ti starò vicinissima. Questa è una minaccia. Riusciremo a risolvere tutto quello di cui hai bisogno. Hai una bella famiglia, però bisogna solo organizzarsi, capito? Allora, da domani inizieremo a lavorare. Va bene, dammi pure tu la mano. Pure tu la mano, spac, polso spezzato. Adesso parliamo più piano o tac, spezziamo anche l'altro braccio e va in giro tutto quanto mollo dopo per casa, Mi ha fatto sentire molto
in colpa quando mi ha detto che alzo le mani ai miei figli. Sembra che io sia baborco, ma così no, non sono. Cosa? Un? Mi ha detto che alzo le mani ai miei figli. Sembra che io sia baborco, ma così no. Ah, un baborco? No, non sono. Sono sentito un po', mi è venuto il groppo alla gola. Le è venuto il groppo alla gola? Quando ti viene il groppo alla gola, ragazzi? Tutto lì. Qua ragazzi bisogna andare un attimo a traduzione, perché non è che possiamo. Che bella però che Firenze. È giunto il momento di cambiare le regole. Iniziamo con la prima regola. Si parla piano. In casa si ascolta quello che dicono la mamma e il papà. A patto che la mamma e il papà parlino lentamente con un tono di voce umano. Va bene, bimbi? Seconda regola. Per tutti. Non si urla. Grazie, grazie a me, grazie. Non ci si picchia. Non si dicono parolacce. Terza regola. La mamma e il papà decidono i turni del bagnetto. Il problema è che la mamma e il papà non sono mai d'accordo manco su quello. Avete sentito bene? Chi decide? No. Mamma e papà decidono. Oh, tac tac. Alisa, io. Quarta regola. La mamma e il papà decidono i posti a tavola. Avete capito? Bene. Un'altra regola. La TV si guarda solo un'ora al giorno e non si guarda la TV mentre si mangia. Quindi la televisione deve essere spenta quando si sta a tavola. Minchia, stanno parlando uno per volta senza urlare, sono commosso. Dammi 5. Io. Aghe. Bravissimi. Hai visto, papà, che i bambini sanno cosa bisogna fare? Ah, e papere, tra parentesi, vi ringrazio ancora per essere arrivati 23esimi col mio podcast in tutta Italia. Grazie mille di cuore, perché ancora non l'avesse visto, si chiama Io Andrea. Spacca, secondo me spacca di brutto. Grazie mille per il risultato. L'ultima regola della tata è... parola d'ordine... Erla, grazie mille per i 4 mesi di sub in torneo tra le papere armate e Partino. Sì, lo trovi ovunque, su Spotify, su qualsiasi altra piattaforma. Divertimento! Si chiama Io Andrea. Andiamo ad attaccare le regole. Su Spotify, in qualsiasi altra piattaforma. Io farei il divertimento. Ti piace questa parola, della tata? Siamo andati sopra Cattelan, raga. Ho battuto Cattelan. La tata assomiglia a Popo. Sì, un po' sì, grazie per il cheer. Ragazzi, col podcast ho battuto Cattelan. Io... pretenderò che lui così cuore rosso, cuore rosso, cuore rosso, cuore rosso, cuore rosso. Grazie Palatino, grazie per i cibi. No, grazie a voi. L'ho ascoltato, è molto interessante. TVB. Grazie mille, patato. Io urlo, parlo, urlo, mi rendo conto. Cercherò di abbassare i toni della voce. Cercherò, perché un divento mia Gesù Cristo. Sentono io Gesù Cristo. Ma perché questo parla a caso? Perché un divento mia Gesù Cristo. Ma perché fa paragoni a cazzo? Perché dice cose che non hanno un cazzo di senso? Completamente a caso. Cioè, hai i dentini, sei il diavolo. Sei un mulo e ti dà quel nome lì. Ma che cazzo c'entra Gesù Cristo? Bravo. Si stanno demolendo il poster, ma... dice, fa paragoni a caso. Paola e Claudia, ho visto che voi ci tenete alla casa, però i bambini hanno assolutamente bisogno di un posto tutto loro per sentirsi liberi di giocare, e quindi ho portato delle cose da portare su. Tappettino. Forza, aiutami Paola. Sì. No. Ecco. È incazzosa la tata, eh. Forza, aiutami Paolo, coglione. Su. Ce la fai, Paolo? Sì.
Allora, bisogna far sparire il telecomando e soprattutto la TV. Beh, però, ma che problema hai con la TV? Non fai prima staccare la spina, cioè... Paolo, non morire, eh? No, no. Non lo devi fare, Tara, non lo devi fare. Ma sono bambini, sono alti un metro, non importa che porti via la televisione, stacca la spina. Si sblocca questa, Claudia. Mettiamolo in camera. Lo metto in divano nel bagno per farli giocare. Li metteremo in camera. Ah, 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 stop. Ah, ah, ah. Stop. Non si può discutere. Come l'ha detto? Ah, ah, ah. Li metteremo in camera. Ah, 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 stop. Stop. Non si può discutere sempre, è una cosa bella per i bambini, bisogna essere uniti, si decide dove si... Ah, 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 cercasi! Metti e si mette, senza stare a discutere. Va bene, Claudia, dai, mettiamolo in camera, forza, eh! Ok. Claudia, sì, è quello del robot! Aiutami! La tenda della pace. Ma sembra un parco, se sembra una cosa per furetti! Ma sembra una cosa per furetti sta roba qui. sembra una zona per far giocare dei furetti. Che cazzo è? Col tubo, la tenda. Sembra che adesso dobbiamo fare tra una mandria di furetti e gatti. Adesso che è tutto pronto andiamo a chiamare i bambini? Andiamo a chiamare i procio e i bambini? Andiamo. Forza, andiamo. Genitori. Tutto un posto per voi dove potete fare tutto quello... che vi pare con i giochi. Tutto quello che gli pare. Andare in un tubo, andare in una tenda. Finito, cioè non è che sia Gardaland, eh. Yeah, un tubo in cui entrare e uscire per 10 ore. Yeah. Le emozioni volano. Evviva una tenda! Questo angolo, a misura di bambino, permetterà loro di esprimersi liberamente quando senza verrai essere... in Puglia. Ah, non lo so, patatino, sarebbe bello, però. Grazie per essere stati dai genitori. La mamma ora va a preparare la cena, voi state qui a giocare. Voi correte avanti e indietro nel tubo, che vi divertite un bordello. Allo stesso tempo darà modo ai genitori di stare tranquilli e di potersi occupare senza pensieri della casa. Sto tizio parla come Panariello sotto sonniferi, ma sembra Michael Jackson sotto anfetamine. Grazie per i 5 euro, Blazing, grazie mille di cuore. Hai assolutamente ragione. Grazie per i 5 euro, patatino. Bravi, eh. Xleo, grazie mille. Non so se sai quanto io ti voglia bene, cuore rosso. Che carino, patatino, anch'io ti voglio bene. Grazie per i 5. Xleo, grazie per i 3 mesi di risa, patato. Bentornato tra le papere armate. Ricordati di chiamare Mario. Cherry, grazie mille per la sub. Benvenuto tra le papere armate, patatino. Succede come sempre. Paolo. Non devi dare odio. Paolo, smetti di scassare i coglioni a tua moglie. Basta rompere il cazzo, fate i cazzi tuoi. A tua moglie. Devi pensare alle parole che usi anche con l'altra persona. Cioè, non è che le dai il comando a tua moglie. O devi chiamargli, no. Dopo chiamiamo i bambini quando è tutto pronto. Perché siete uno insieme, una squadra. Il fatto... Lui non capisce, vedi lì che fa... Una squadra. Ma io non mi sono sposato con una serva? Io pensavo che mia moglie fungesse da moglie, schiava, serva, lavandaia e cuoca. Cioè, devo darle rispetto? Cioè, nel senso, devo trattarla come un mio pari? Ma questa cosa è interessante. Ma quando è accaduto? Ma siamo sicuri che funzioni così? Non sono mica convinto, io dico. Il fatto di aver ripreso Paolo sul suo comportamento ha fatto riflettere Claudia. E ora che come diamine si fanno le donazioni? Grazie per il patatino. Dovrebbe esserci sotto al canale il tasto donazione, patato. Grazie mille. Perché piangi? Per la prima volta mi sono sentita come una... Comunque il padre sembra Eo Sangtae di Squid Game in versione occidentale. Grazie per il patato. Lei piange, dice, per la prima volta mi sono sentita come un essere umano, non come in una lavatrice mixiata a un fornello senza anima. Perché? Perché piangi? Reagisci, donna! Perché mi sono sempre sentita in colpa io. Ma non sei in colpa. Ma non sei in colpa. Fuori la stritola. Che in colpa? Non hai nessuna colpa. Devi solo tirare fuori la forza che c'è in te. Tirare fuori le ovaie, l'utero. Tutto. Me lo meritavo. Ma non è vero. Ma che meriti? Sei una brava mamma. È stato per la prima volta. Latte, grazie mille per la sub. Venuta le papere armate, Palatino. Che non riesco sempre a imporre le mie idee.
che mi faccia un po' schiacciare, cioè, e questo per me è stato importante. Al cazzim, come dicono a Napoli. Il momento della cena è uno dei momenti più caotici in questa casa. Sì, veramente, un bordello. Ma quindi... Sì, ma questi mangiano solo hamburger e piselli? Ho deciso di aiutare i genitori nell'organizzazione. Quindi, ma questi mangiano solo hamburger e piselli? Io ho portato delle cose per organizzare i posti a tavola. E poi le posate per le bambine. Il cucchiaino? Il cucchiaino? Perché così possono mangiare da soli senza farsi male. I due genitori devono cambiare posizioni. Non potete mettervi vicini. Uno deve stare a capo della tavola e la mamma all'altra capo della tavola. Sì, io ero qua perché c'avevo la televisione davanti. E allora ti metti qua. Va bene? Quindi Viola là, tu qua. Minchia, ma con la cena si può guardare un po' di televisione, che due maroni. Lisa qua. Vale. E Nico, e tu qua, devi dare le spalle alla TV. Ma poverino, senti che sposta la TV dall'altra parte, ma neanche a cena si può guardare un po' di TV. I bambini sono lì che sono chiusi in tenda. Psycho, grazie mille per i 3 mesi di risub, bentornato tra le povere armate, patatino. Hamburger e piselli, pane e insalata. Non ce la fa. Chi? Paolo, non ce la fa a non sminuire quello che ho fatto. Ha detto che gli ho messo poche piselli, no, se gli fanno venire indigestione. Ho fatto una battuta. E vabbè, adesso te non rompere i coglioni, dai, guarda lei come guarda. Amore, ho fatto una battuta. Ah, sì, veramente, dai, non è che, madonna mia, anche te, ho capito che sei insicura e priva d'autostima, però è una battuta, dai, su. Te la prenderà male per ogni minchiata. Con questi piccoli accorgimenti la cena è andata meglio del solito. Tata è meglio che non lo meni, perché con le mani che ha gli smonta la vita. Vuoi uscire, Nala? Che amore, mi hai smontato il microfono, aiuto. È importante che Paolo continui a lavorare nel modo giusto, soprattutto nel modo di relazionarsi con i propri figli. E quindi ho deciso di mettere alla prova il papà. Cioè? Che cazzo li fai fare? Bene. Me, io ho molta paura. Paolo, siccome ho visto che tu non hai una buona relazione con i tuoi figli, ho deciso di metterti alla prova. Tu dovresti cercare di intrattenere. Mattia, grazie mille per i 2 mesi di risabbio. Intorno tra le parole armate, patatino. E Nicolò in casa, facendoli giocare senza litigare. Addio. Io non sarò con te. Ti guarderò da lontano. Ricordati però che ti darò il voto. Ok. Bene. Con quale capelli? Con quale bombetta del 1912? Sono qua. Amore, ascoltami. Adesso te puoi prendere la Violetta e andate a fare un giro dove vuoi te. Io sto con i bambini, sto con Lisa, Valentina e Nico e li faccio giocare. Va bene? Bene. Ok. Voglio dire che cazzo salta fuori. Giochiamo a rubamazzo? Ci sfida? Ma sì, giochiamo a strip poker. Bambini, giochiamo a pokerino, eh? Voi mettete i vostri soldi, io metto i miei? Vi prendo tutto, bambini! SOS Tata in realtà è il prequel di The Promised Neverland. È molto Tata May e sorella Crone. Grazie mille, ci hai dato. Chiami alla Lisa? No! Bisogna giocare a un gioco da tavola. Allora, babbo, mescola così. Chi pesca la carta più alta dalle carte, ok? Mi sono spiegato? Ognuno sceglie la sua. Aspetta. Fermo, amore. Anzi, no, nemmeno ognuno sceglie la sua. Facciamo una cosa. Siccome sennò poi vi sticciate anche chi sceglie la carta, si fa una Nico, una Vale, una Babbo, una Lisa. No! Nico, per favore, se no non possiamo... Zio, stai facendo un bordello della Madonna, cioè... Ma stai lì, rincoglionisci sti cazzo di bambini! L'ultimo! Amore, Niccolò, non far così, te sei bambino. Giriamo, la Lisina c'ha l'asso, che vale uno. Nico,
Ah, il Regio, ora bene, non fa le pennacchie. E Babbo c'ha il gobbo, però vince Niccolò perché c'ha il Regio. Quindi, da le carte... Io, raga, non ho capito un cazzo! C'ha il gobbo, c'ha il Regio! A che cazzo stanno giocando? A Yu-Gi-Oh! Cos'è sta roba? Magic! Però vince Niccolò perché c'ha il Regio. Ma non si capisce un cazzo! Quindi, da le... Cioè, sta facendo un casino... Allora, lei ha preso il gobbo di Notre Dame, sono 7 punti, che però vengono moltiplicati per 2, perché Luisina ha lo storpio volante. Ma attenzione, perché è arrivato Frollo, che quadruplica i miei punti perché tu hai pescato la zingara. Tuttavia, è arrivato anche la Guardia Imperiale, e unita alla Regina di Cuori del Leone di Narnia, di Alice nel Paese del Narnia, abbiamo moltiplicato tutti i nostri punti per 7. Ma non dobbiamo sottovalutare anche il bombardamento a Pearl Harbor. Tadangete! Bombardamento di nascosto! Dichiarazione di guerra! Tutti perdono il loro punto! Andiamo. Ciao Andrea, non riesco sempre a seguire le tue live, ma voglio comunque donare questi bit per ringraziarti per le risate che mi strappi con i video. Grazie mille, patatino baricino. Raga, non si è capito un cazzo di quello carte... che... Però... Cioè... Ah, il Regio, ora bene, non fa le pennacchie. E Babbo c'ha il gobbo, però vince Niccolò perché c'ha il Regio. Quindi, da le carte Niccolò e Babbo e la Lisa... Aspetta, il Tato Fattone è tornato ed anche oggi ha trovato la soluzione. Muffin corretti al THC così. I geniori non urano e stanno calmi. I bambini stanno zitti perché hanno la bocca piena di cibo per la fame chimica. Guarda, e tutti felici e contenti. Guarda, potrebbe essere una soluzione in questa famiglia. Grazie per il cibo. Meno non ha capito un cazzo, però. Buonasera Andrea e Papere dalla Fiaschetteria Napoli. Brindo a voi e alle tate con uno spritz. A lei, patatino, grazie per il cibo. Niccolò, il gobbo ce l'ho io. Tanto ora ve lo faccio pescare a voi, me lo dovete pescare a voi. Ciao ANGR, oggi è il compleanno della mia migliore amica. Gli puoi fare gli auguri. Grazie per la compagnia che mi tieni ogni notte. Cuore viola, cuore arancione. Grazie a te, patatino, però non mi hai detto il nome della tua amica. Come faccio a fargli gli auguri? Grazie per il cibo, dato. Amica, ti faccio gli auguri di buon compleanno. Andre, grazie mille per 2 sub giftate. Grazie. Grazie mille, Andre, come sempre. Grazie mille, patatino. Con i quarzi, l'amore mio. Non le facciamo anche vedere. Ma hai sbagliato, vanno contate dopo. Manca, c'è qualcosa. Anche la tata è perplessa. Mia madre sta è appena cazzo. Entrata in camera mia pensando che stessi avendo un attacco epilessia, e invece stavo ridendo per tua spiegazione del gioco carte del panariello eroinomane. Grazie per i 5 euro, patatino, grazie mille. Nico, gioca per Benino. Ma gioca per Benino. Che numero è 1? Là c'è qualcuno imbrogliato. No. Per forza, deve tornare 3-3. Torna 3-2. Chi è che ha sbagliato carta? Oppure ha sbagliato? Impossibile, la matematica non è un'opinione. Qui ci deve essere un 3. Perché sta facendo un bordello, sta facendo un casino. Perché avete sbagliato. E ora le voglio vedere io gli scarti tutti, eh. Però io amore, fame. Non vuoi continuare a giocarci? Si sta divertendo a Gobbo Nero? Io non ho fame, muoio. Amore, muori qui, mi raccomando, muori ora. Io lo prendo tutto. Ma come cazzo fanno a farsi divertire? Non si capisce un cazzo di sto gioco. Non ho capito un cazzo neanch'io. Ma come cazzo fanno a divertirsi sti bambini? Non si è capito una sega di quello che hai detto. Chi vince su cosa? Quanto valgono i punti? Chi cazzo è? Cos'è sto gioco di merda? Perché tu fai così, amore? Non si gioca. Amore, ascolta babbo, ma perché fai così? Ma come cazzo fai a giocare un gioco di carte con dei bambini di 4 anni? Ma gioca con le costruzioni! Sì. No, ora si va avanti, si finisce questa partita. C'è bisogno della mamma. No, non voglio giocare. Niccolò, non voglio arrabbiarmi, ma mi fai arrabbiare. Ma non rompere i coglioni, per Dio d'una Madonna! I tuoi figli non vogliono sto giocare a sto gioco di merda! Smetti di rompere il cazzo! Quali sono le regole? Non si discute quello che dicano il babbo e la mamma. Sì, ma hai anche detto di giocare con i tuoi figli, non di stracciargli i coglioni con un gioco di merda che non si capisce un cazzo. Ma se uno non vuole fare quel gioco, non lo va, non puoi decidere dei giochi. Io decido perché io sono il tuo babbo e te non sei. Te decidi te quando sei grande. Io decido cosa tu devi fare perché io sono tuo padre. Quindi io decido a cosa tu giochi. Come il babbo. Ma io non voglio giocare a quel gioco. Paolo,
è dovuto intervenire lei. Ha detto: Paolo, mi sa che non hai capito un cazzo. Che sta succedendo? Paolo, che cazzo stai facendo? Io non ti ho detto di obbligarli a giocare un gioco in cui non si capisce un cazzo. Niente, stiamo giocando. Ma lo stiamo giocando! Non è vero. Decidiamo di fare una cosa, poi lui... No, non decidiamo! Tu hai deciso di fare sto gioco di merda! E dopo 10 minuti, un quarto d'ora, o 5 minuti, quelli che si siano, cambia modo di voler fare. Se lui vuole fare un'altra cosa, lascialo fare. L'importante è che lo fate insieme. Fai una dub, 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 se mi vuoi bene. Sì, zio, ho capito, ti voglio bene, patatino. Scusa per il messaggio troppo lungo. Ho capito, un po' meno, grazie patatino dei CIR. Certo che ti voglio bene, patatino. Loro urlavano prima perché tu non li ascolti, per questo urlano. Ora proponete un gioco voi. Ma non è venuto a giocarci per arrivare. No, amore, ti ho detto di no. Lo sai cosa vuol dire babbo quando ti dice di no? Io sono il babbo, ho il diritto di dirti di sì o di no. Ma che regola di merda è questa? Ma se tuo figlio vuole fare un altro gioco, ma perché devi rompergli i coglioni? Quando sarai grande, lo farai anche te. Da Matilda sei mitica. Io sono un genio e tu sei scema. Io sono grande e tu sei piccola. Esatto, cioè, io ho ragione, stesso, tu hai torto. Stesso discorso, grazie di Ciro. No, non c'è bisogno di dirgli questa frase. Lui è un bambino piccolo, non capisce quando sarà. Devi spiegarti in un modo semplice, senza andare a dire queste cose. Va bene. Allora, bambini. Bambini, dopo... Che gioco vogliamo fare? Che gioco facciamo? Decido io. Con la merenda, se volete continuare a giocare a carte, giochiamo a carte. Altrimenti cambiamo gioco. Va bene, amore? Ok. Tutto con tranquillità e serenità. E poi ascolta i tuoi figli. Non parlare sempre solo. Sì, veramente, non sta zitto un attimo. Okay, infatti... Allora, ti lascio continuare... Okay. La prova, eh? Cioè, raga, questa è la prima volta che la Tati interviene direttamente per fermare sta sequela di stronzate. Cioè, perché non per non dire. Sono i top tifosi. Beh. Comunque, sei simpaticissimo. Grazie, patatino. No. Grazie per decidere. Cioè, questa è la prima volta che interviene qualcuno per fermare. Cioè, ragazzi. Ciccio, ma grazie mille per i 5 mesi di risub. Intorno tra opere armate, patatino. Fa vedere. Fa vedere. Mi serve bravo. La stanghetta? Ciao Andrea, sono Niccolo. Mi stai facendo scassare dalle risate. Ti seguo da più di anno grazie a TikTok. Quando non ti conosceva nessuno, mi flippavo a giornate sui tuoi video molto interessanti ed è un onore apparire in una tua live. Un grazie, bacio. Comunque i miei non stanno più insieme da 7 anni ed ora vivo con le mie sorelle, mia madre, il suo compagno ed un piccolo di 2 anni. L'importante è che sei felice, patatino, questo è l'essenziale. Grazie mille per i cibi. Bravissima, bravissima, guarda brava la Lisa. Mister Lian, grazie mille per aver giftato una sub, patato. Paolo. Paolo, sei sfasato, sei fuori come un copertone. Io non ho ancora sentito una frase in italiano. Non la sentirai, Artico, grazie per essere. Oggi è solo il tuo egocentrismo, Paolo. Io ti avevo chiesto di migliorare la relazione con i tuoi figli, di fargli giocare insieme a te. Invece ho visto che ti sei divertito solo tu. Sì, cioè, ha fatto tutto quello che voleva lui. Cioè, i figli chi se ne fotte? Non so più che pesci devo prendere. Ma zio, ma basta che ascolti i tuoi figli e farli fare quel cazzo che voglio loro. Ma quanto merda ci vuole? Dei bambini di 4 anni li fai giocare a un gioco che non si capisce un cazzo e insisti, cioè. Non so più che pesci devo prendere. Devi fare il padre, mettere i bambini in certe situazioni a primo posto. Non puoi giocare a carte perché così è meno pesante per te stare con i bambini. Tanto difficile, a volte sembra che di far bene, ma è come quel cane si morde la coda, sempre. Come ha messo il codice sconto, non ha funzionato? Hai messo Andrea del o Andrea del 2? I tuoi figli, cambiare il tuo modo di vedere le cose, non mettere te al centro dell'attenzione, ma i figli devono essere al centro dell'attenzione. Capito? Capito?
i figli al centro dell'attenzione. Ma io ero convinto che i figli fossero solo degli effetti collaterali di una riproduzione senza protezioni. Devo badare a questi effetti collaterali. Non pensavo funzionasse così. Queste serie di cose, purtroppo il mio voto è 2. Due! Quando Dario Moccia e il criminale di Squid Game usano i potara in real life. Esatto, patatino, grazie per il cheer. 2! Minchia, non avevo mai sentito un 2! Boia, addirittura. Sì. Boia. Sì, sì. È una cosa grave non ascoltare i figli, eh. 2! A me se facesse un dente le reset di Windows. Ciao Andre, si sono sempre io, il mio intento è di dominare questa live, ridere a crepapelle, ridere a crepapelle. Patatino, non c'è nessun problema, basta che non diventi molesto e poi il resto non c'è problema, patatino, grazie per il giro. Benissimo, proprio perché ho cercato di fare del mio meglio, mi sono proprio spremuto, per cercare di, devo superarmi, devo... Cioè il tuo meglio è costringere i bambini a giocare a un gioco di carte di merda, questo è il tuo meglio? Minchia, il peggio cos'era? Fargli stuccare casa e obbligarli al lavoro minorile, cioè... Ci tenevo molto, ci Ila, tenevo grazie molto, mille per i tuoi mesi di risalto, bentornato tra le opere armate, palatina. Il verdetto della tata non si discute. Minchia, questo è il suo meglio! Fatal, grazie mille per la sub, benvenuto tra le opere armate, palato. Gli sbagli di sempre, gli sbagli... Di non ascoltare. Peccato che fino ad ora mi ha sempre detto che ero quella che ti giostravo la vita io, che io pretendevo cose da te che erano fuori dal mondo, che ti chiedevo cose per i bambini. Due raga gaga. Grazie per il giro, Stifler. Io facevo, alla fine ti è stato detto che non è così. Speriamo che te tu ci veda veramente, perché io ne posso più. La moglie si sta esaurendo. Ti prendo la borsa, aspetta. C'è da lavorare, però attenzione alla madre Teresa di Calcutta, anche te. Attenzione, attenzione, divorzio in 3, 2, 1. Perché devi dirle così? Perché sennò sembra che devi, io sono la... Perché devi sempre trovare il difetto degli altri per innalzarti tu? Secondo me è solo parte una sberla che lo ribalta. No, perché lei si rapporta male con me, perché non c'era bisogno di fare lo show che ha fatto ora. Adesso la volevi far sentire in colpa perché per la prima volta si è sfogata. No, però... Minchia, oh, me si incazza, merda, me si incazza parecchio, Mi ha fatto sentire, scusa, a livello si diceva... Il mio nome completo è stipiero22, però sto con un altro account. Non ti preoccupare, patatino, grazie mille per il ciro. Perché adesso quello che hai fatto tu, hai riportato mille, l'attenzione su di te. Sempre mi fa così, sempre. E allora... Io poi a parte signori rischia la giocata del divorzio. Probabile. Uno va di fuori. Grazie mille. Se no mi metto zitta e lascio perdere. Cioè o gli dico che è bravo, buono, bello e fa tutto bene. Se io provo a dire qualcosa che fa nei miei confronti, le sue reazioni sono queste. Però non è così, io contesto a volte. Come si dicono le cose? L'approccio. Ma non ti nasconde dietro. No, io ti ho fatto parlare, vorrei parlare anch'io ora. Io sono stato zitto e tu ascolti. Minchia, me ha creato una crisi matrimoniale. Tu fai sempre l'errore che fai la vittima. Tua moglie è scoppiata perché tu la soffochi. È quello che ho visto. Sto cercando di farti risolvere questa cosa ed essere meno egocentrico, però tu proprio non ce la fai. Devi sempre rigirare la cosa e essere vittima. È tempo che tu mi dai sempre le colpe di tutto, che mi fai, che poi io ci vedo, che tutto quello che succede in casa e mi fai sempre. Hai visto che l'avevo detto? Hai visto? È così. Paga, non ho mai visto un casino del genere, ve lo dico. Questa è la prima puntata con un bordello simile. Hai visto? Mars, grazie mille per la sub, è venuto l'aver armato, Paratino. Quello che succede mi fa sentire che sia colpa mia, che sei stanco perché io sono egoista e io non ti permetto di stare tutto il tempo alla televisione senza aprire bocca e ti commento e ti dico ma già un poco bambini. Io mi sento sempre in colpa, finalmente qualcuno ha detto che non è io che sono quella. Ho litigato con mia moglie epica, appaio di nascosto. Non ho capito un cazzo, scusami, patato, grazie per il cheer. Però io ora era venuta. Vedrai che ragionando. Non ho fatto parlare, io ora silenzio! Capirai quello che ho la tratto di Merred 44. Troppo spesso. Ah, sì, ma sta qua è insopportabile, cioè. Modo di ma sì, per il patato. Non siamo molto in affinità nel discutere. Non ci manca la complicità di coppia. Esatto, bravissima. Lo dovete trovare. Bravissima. Dovete riuscire a parlarvi senza recriminare, risolvere i problemi e mettersi alle spalle e andare avanti insieme.
perché siete una coppia. Lui è sempre perplesso, così. Una coppia, mia moglie, devo parlare con mia moglie. Ma come parlare? Le donne parlano, non me l'ho mai reso conto. Devo parlare con mia moglie, ma io non ero convinto se fosse una cosa essenziale in un rapporto. Non vedi quante cose che si imparano. Lei è brava, sa? Va bene. Stai tranquilla, eh? Stai tranquilla come la difende, stai tranquilla, eh? Dai, vieni pure tu, che se no sembro sempre quella cattiva. Minchia, mei mena, eh? Spero che da qui in avanti ci si impegni un po' di più. Non, sicuramente non è che da oggi sarà tutto facile, però ci si, si vada per questa via qua. Minchia, mei mena, eh? Manca la chiusura. Perché non fai la lavagna come Ciccio? Comunque siamo tutti d'accordo che sto qua è un deficiente. Che cos'è la lavagna come Ciccio? Patato? Grazie, Paolo, per i circhi. Non sono per lei. Sì, sto qua e fuori, come un copertone. Perdono pezzettini questi. Non sono io. Brava, Claudia. Ma guarda, brava Claudia, marito di merda! Brava Claudia! Divorzia, fidati, è un coglione, trovi uno meglio. Hai ragione, Claudia, devi sempre... Ah, basta, poverino! Giochi in base all'età del bambino, capito? Nicolò. Ah, perché non posso dare la mia mannaia alla mia bambina di 3 mesi? Pensavo che le bambine di 3 mesi amassero giocare con le mannaie e i macceti. Oh, Valentina e Lisa hanno età diverse ed esigenze diverse nei giochi. Quindi è importante che ogni bambino abbia dei momenti di giochi individuali con i propri genitori. Cosa vuol dire, babbo? Il pennello, babbo te lo dà. Per facilitare i genitori nel dividersi i bambini, ho deciso la di lavagna con parte. Tutti i nomi con i donatori più alti. Ti voglio bene. Anch'io, patatino, ti voglio bene, grazie per il cibo. Ma non la sto a mettere una lavagna. Dove la metto? Non c'è un cazzo di spazio, qui non saprei neanche dove metterla. Eccoci! Cazzo, sono ci andate? Siamo tutti? Sì. Allora, adesso la mamma gioca con tutte e due le bambine e papà gioca a pallone con i bambini. Ah, sotto la live! Ah, ok, ragazzi, non ho mica capito. La mamma ultima, vai! Secondo me è meglio qui. Questi cadavi non ci si può buttare. È la prima volta che vanno coi bambini in un posto senza animali. È una cosa incredibile! È una cosa incredibile! Ma che devi fare qua a me, eh? Hitler, grazie mille per la sub, venuto tra le mani armate, Martino! Raga, sono sbalordito, sono stupefatto, sono basito! È la prima volta che non vanno con i bambini in un posto dove non ci sono animali! Il padre l'animale! Vale! Riso! Claudia! Si l'ha portata in un normalissimo parco giochi con un'altalena e uno scivolo. È stata bravissima con le due bimbe. La bambina ha perso le gengive strisciando giù per lo scivolo. Dei giochi e le Alessandro, bimbe grazie per i 5 mesi di San Patatino. Bentornato tra le per armate. Io l'ho vista felice e quindi ero felice. 16, 17, 18, 19. Vieni, prova. Sbagliato, sei una merda. Fa come Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma vieni. Sbagliato, fai schifo, figliolo. Paolo, anche dolcemente. Ma infatti sbagliato, per lui, sei una la merda. Moglie è un animale, ovviamente. Non voglio offendere nessuno. No, ma non è che questione, è che per lui veramente la moglie è una cameriera. Quindi tu, grazie per il giro con lui. Non devi solo dire dai. Dai, dai, che schifo, tiri di merda, un piede a banana, vaffanculo. Ti ricordi che devi approcciare i figli in modo amorevole e lasciare anche che lui prenda iniziativa, non digli sempre quello che deve fare. Va bene, dai, amore, prova a tirare quella palla con quei piedini sbilenchi a banana che magari non la spedisci su Marte e ti avvicini anche solo di qualche centinaio di metri alla porta, perché fai schifo alla merda a tirare la palla. Paolo deve lavorare moltissimo sul suo modo di esprimere l'amore verso i suoi figli, soprattutto verso Nicolò. Un bacio, babbo, se no non si gioca. È vero, io provo molto difficoltà, ma ciò non toglie che non ami i miei figli e che li voglia bene. Devo cercare di sforzarmi il più possibile e farli veramente sentire che io ci sono e che li voglio tanto bene. Tata May, gol, traversa, campioni del mondo.
strano che non ti faccia rinnovare l'abbonamento a Prime. Di organizzare il bagnetto. Magari non è ancora scaduta l'ora. Una bambina e l'altro l'asciuga. Va bene? Ok. Così si riesce ad accelerare tutto. Vabbè. Prima di fare la cena. Va bene. Allora va bene. Andiamo a prenderli. Ok. Uno lava e l'altro asciuga. Ora si va a fare il bagnetto, va bene? Io lo voglio. Paolo, prima prepari i pigiamini e poi inizi a chiamare i bambini. Una cosa alla volta. Ma dove si va? In miniera, dove si va? In una fabbrica di giornali. Dove cazzo è che si vada a lavarsi? A fare il bagnetto. Claudia, ha detto lei che si può lavare da sola. No, Paolo, le laviamo noi. Come fa a lavarsi da sola, scusami? Va bene, Carlo, sì. Come fa a lavarsi da sola una bambina, scusami? Ma si deve lavare i capelli? Sì. Coccorino, la bebè! Ma è buono, amore, questo shampoo, che bello, al limonino. Sì, ma non negli occhi. Bello questo shampoo, nell'occhio sta accecando. Questo è il mio ultimo beat, dopodiché ti ho donato ben 40 euro, quindi... Grazie mille, patatino. E colgo un momento per dire che ho fatto l-i-c-a-g-a-s-b-u-r-a-m-a-l, ho calpestata di o-s-v-z-z-r-o-i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 -o. Hai fatto una roba buona stasera, Andre, patato. Ma avendo studiando chimica, non ti è venuto lo schifo per le sostanze contenute nelle sigarette? Ma guarda, ti dico la verità, il punto è che anche sapendo, studiando chimica, è che comunque sia... Anche se impari alle cosa c'è dentro, non ci pensi particolarmente, capito? Non è una cosa a cui pensi intensamente, quindi alla fine non ci stai a pensare troppo. Finito? Sì. Bene. Bravissima, amore. Grazie per i circa, patati. Perfetto. Guarda cosa c'è qui. Il coniglietto. Vai, 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 vai. Cazzo, nella vita l'organizzazione è fondamentale. Ci pensi te alla Lisa? Vado da Niccolò io? Sì, sì. Va bene, ok, va bene. Occhio al bandi che, raga? Ma non si vede la roba, secondo voi? In un programma per bambini si vede sta roba. Il bagnettino. Che carina! Stasera in mezz'ora si è fatto la doccia a tutti i bambini, compreso la Viola. Così la famiglia Begna ha 9 figli. Ci guarderò domani. Oh, ma che carino, amore. La mia parola d'ordine è il divertimento e la famiglia ha deciso di andare a fare una gita. Laufini, grazie mille per la sub, benvenuto alla programma, Sabatino. C'è anche la gita? Anche la violina! Sono sconvolto, May è la prima che non li porta a vedere animali. Ho ancora i traumi da Five Nights at Freddy's. Sono fuori Bazinga. Niente, Tata May è fissata con i giochi, con all'aperto i giochi, le giostre. È fissata con questo. Nemo, grazie mille per i 3 mesi di sub. In torneo tra per armate, Bratino. Ora spunta il signor Luna. Se spunta Luna, May tira una sberla che gli stacca la testa, quindi. La bambina traumatizzata a vita avrà uno shock. La bambina, che bello, aiuto! Mister Joestar, grazie mille per la sub, benvenuto alla barra armata, Palatino. Ho visto bambini felici, contenti, ci siamo divertiti, anche io e mio marito. E quindi è stata una bellissima esperienza. Questa esperienza ci ha dato tanta altra forza. Non... Oddio, sì, ma signora, non trascini la bambina, le ha slogato una spalla. Una bellissima esperienza. Questa esperienza... Ma le ha slogato una spalla la bambina. Ah, ma scende, vieni, la bambina, crack. Le ha slogato la spalla. Guarda, forza. Vieni. Bam. Non perché solo si è fatto questa esperienza, ma perché lo dobbiamo per i nostri figli. La mamma l'ha uccisa.
IVR, grazie mille per i 2 mesi di risalto. Bentornato tra le barre armate, Palatino. Di quello che mi ha insegnato la tata. Ciro Lex, grazie mille per i 3 mesi di risalto. Bentornato tra le barre armate, Palatino. 7 giorni sono passati, il mio lavoro qui è finito. È arrivato il momento di salutarci. Dopo questa puntata, tata May andrà in uno spa e non vorrà sentire parlare per una settimana. Eccovi, abbiamo trascorso una settimana. Roy, grazie mille per i 2 mesi di risalto. Bentornato tra le barre armate. Mi dispiace, devo dire. No, tanto non te lo posso spiegare. Lasciarvi perché siete una bellissima famiglia. Grazie per il risalto, patatino. Mi sono trovata molto bene con voi. Adesso io vado, ma vi lascio una lettera che leggerete quando non ci sarò. È una lettera minatoria. Ho detto, se urlate ancora, vi verrò a cercare e vi riempirò di sberle. Grazie. E voi dovete continuare a seguire, insomma, tutto ciò che vi ho detto questa settimana. Sei una donna meravigliosa, eh? Grazie. Grazie di tutto. Ti ringrazio. Sei stupenda. Sei stupenda, sei. Tu sarai un grande papà. Sì, addio. Quando imparerai ad ascoltare. Sì, addio. Quindi guarda lui. Guarda lui. Grazie, grazie, grazie. Chi sei tu, scusami? Non mi ero accorto, è la tata lei. Benvenuta! Ah, devo andare via. Amori miei, ma io vi adoro. Ma che tatona che è la tata. La Madonna. Vi voglio tanto bene. Oh, Dio, si è messa a piangere lei. Che carina. La Madonna. Andreone, oggi sono andato a bere un caffè e una signora mi ha detto che con le mascherine FP2 si continua a respirare ossigeno COS. Rispondi alla signora, meno male, signora, sennò moriamo. Grazie per il giro. La Madonna. Oh, che ciao. Carina. Ciao, tata. Oh, piango tutti, è una strana. L'unica che non piange la bambina che dice, ma che cazzo è successo questa settimana? Oh, che carina. Oh, quanto amore. Claudia, Paolo, Niccolò, Valentina, Lisa. La bambina sta avendo un ictus. La bambina è preda un embolo. Viola, posso dire che siete davvero bella. Vivace, sorridente e chiassosa. Leggete per favore, Vanna. Sorride, per Claudia, ricordate però di non lasciarvi vincere dal caos. Ascoltate sempre, prima voi due e poi i vostri figli. Solo così potete ottenere la loro attenzione e il loro rispetto. D'ora in poi guardate i vostri figli con altri occhi. Sono tutti diversi, ma però proprio per questo è bello e affascinante imparare a conoscerli veramente. Fidatevi della tata, sarà un'esperienza divertente. PS, e tu Paolo, ascolta, ascolta, ascolta. Tata May. Devo ascoltare, devo ascoltare. Devo ascoltare, devo ascoltare. Chi? Ok, moglie in cucina, silenzio, figli, giochiamo a carte, accendi la TV, vaffanculo. Devo ascoltare. È dura, però spero di poter risolvere i miei problemi. Spero che non finisca qui. Oh, che carini.